Nel secondo tempo, rimanendo in 10, avevamo deciso di fare questo tipo di partita anche il primo tempo più sul duello fisico e poi il secondo tempo farla diversa. L'abbiamo fatta in 10, qualche cosa che mi lascia un piacere enorme della squadra e poi il dispiacere di aver preso per un dettaglio, non aver portato in conto una vittoria che forse oggi poteva riconciliare veramente tutti gli sportivi di Perugia con la sua squadra, perché vinci oggi in 10 contro loro, che sono la più forte costruita per andare in Serie A. Mi meraviglierei se non ci andassero. Ti rimane dispiacere di aver preso rigore al 44esimo, così per un dettaglio, e quindi è il gusto dolce e amaro insieme. Secondo me è un po' di nervosismo da parte dell'arbitro. Ci sta, perché la partita era sicuramente una partita di cartello. La pressione dopo un martedì nero, secondo me, per gli arbitri, quello che è successo a Brescia. E quindi oggi è così. Ma badate bene, io oggi, pur ammettendo che ci sono stati degli errori che ci hanno complicato la vita, non vado a parlare di questo. Non vado, come vedete, non ci vado. Io martedì ci sono andato, ieri, perché martedì è successe cose diverse, ma oggi no. Oggi, pur riconoscendo che siamo stati penalizzati negli episodi, la partita l'analizzo sotto un altro punto di vista, mentre quella di martedì non posso analizzarla dal punto di vista del campo, perché lì sono intervenuti altri fattori che hanno determinato il risultato. Il riferimento di Burrai, se l'aveva preparata così la gara con Burrai nella ripresa, perché poi la profondità cercata su De Luca è stata fondamentale, su Olivieri è stata fondamentale nell'azione del gol. La seconda domanda, considerazione mista però, inevitabilmente dobbiamo farla perché quell'azione su De Luca non vista, quel fallo su De Luca non visto, vi ha portato a giocare in 10 uomini. Allora la seconda domanda è questa, magari in parità numerica, quel forcing Sì. finale non lo prendevate, no? Non prendevate quel forcing finale del Lecce in parità numerica. Ma sicuramente il forcing. Noi abbiamo giocato un secondo tempo straordinario. Secondo me, dal punto di vista tecnico-tattico, c'è stata una squadra sola in 10 contro il Lecce, primo in classifica. Non, contro una squadra che era molto fallosa, è stata più fallosa di noi. Guardate le statistiche, perché io quando vengo qua le vedo prima di venire. Quindi abbiamo fatto un secondo tempo importante. È logico che se lo giochi in 11 forse era diverso, ma noi avevamo intenzione di fare questo tipo di partita qui e l'abbiamo fatto. È logico che l'espulsione di Juan viene su una punizione clamorosa su De Luca, però in questo momento siamo così, siamo penalizzati negli episodi.